Pizzutelli, ex del Campobasso, adesso con la Vastese, ha fatto una grande partita, ha dettato i tempi a centrocampo, spesso ti sei abbassato proprio anche per dare manforte, non è stato sufficiente per portare a casa un risultato positivo, arriva questa sconfitta che duole tanto in casa Vastese. Sì, esatto, come hai detto è una sconfitta che a mio avviso non doveva capitare, perché anche perché abbiamo fatto una buona partita contro una signora squadra che sapevamo già che era una squadra forte, anche perché ci sono stato 5 mesi, quindi sapevo già le potenzialità di questa squadra qua. E abbiamo fatto la nostra partita, non siamo stati bravi a mettere la palla dentro, purtroppo nel calcio chi non mette la palla dentro non vince. E faccio complimenti anche al Campobasso perché ha mantenuto questo equilibrio, però ci dobbiamo rimboccare le maniche, da martedì dobbiamo ripartire perché il campionato è ancora lungo e possiamo fare quello, cioè possiamo arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissati. Senti, immaginavi che Campobasso potesse fare una striscia così incredibile di risultati, arrivare a ridosso della prima in classifica? Ma sì, anche perché è una squadra che è partita per vincere, quindi anzi penso che si trova in una posizione dove non merita di stare, ma sia il Campobasso come sia qualche altra squadra. Però il campionato è ancora lungo e quindi si possono vedere tante cose nuove, quindi non bisogna mollare, non dobbiamo manco mollare noi, perché gli obiettivi che ci siamo prefissati all'inizio del campionato è di fare i playoff. Poi vediamo.